È questa la magia di Alburni, Borghi, Salute e Benessere verso Strettule. Il progetto che vede il comune di Postiglione capofila e destinatario di un finanziamento insieme ai comuni di Controne, Palomonte, Sicignone degli Alburni e Serre. Un finanziamento stanziato dalla Regione Campania, da Scabec e dal Ministero del Turismo. Il comune ha organizzato per l'occasione di questo evento Alburni, Borghi e Benessere verso Strettule. È un percorso enogastronomico che durerà dal 19 al 21 luglio all'interno del centro storico di Postiglione, che vede Postiglione al centro non solo del rilancio turistico ma anche delle antiche tradizioni, con i suoi piatti della cucina tipica postiglionese proposta all'interno delle locande. Nell'ambito di questo progetto, all'interno del Castello da Procida, si è tenuto un convegno che ha focalizzato l'attenzione sul turismo delle aree interne, un convegno a cui ha preso parte la Regione Campania, la provincia di Salerno, il comune di Postiglione e i comuni aderenti al progetto Alburni, Borghi, Salute e Benessere. Siamo la regione che guarda alla Campania nella sua interezza. Non siamo limitati alla fascia costiera o ai grandi agglomerati urbani. In Campania ci sono delle realtà straordinarie, soprattutto nelle aree dell'entroterra, che hanno un problema ormai col quale dobbiamo fare i conti seriamente: il problema dello spopolamento. Se non creiamo condizioni di sviluppo, condizioni di vita, di qualità della vita, molti di questi centri dove ci sono le nostre radici, la nostra identità, sono destinati a sparire dalla cartina geografica. E tuttavia nel mondo di oggi c'è una domanda di qualità della vita. Non parliamo solo del Made in Italy, come dieta mediterranea, tutte cose importanti, ma che sono parziali. C'è una domanda di qualità della vita che è domanda di benessere, perciò abbiamo detto Borghi, Salute e Benessere. Il benessere non è il consumismo, il benessere è il silenzio, il benessere è la natura, il benessere è il paesaggio, il mangiare bene, respirare aria pulita, la genuinità delle relazioni umane. Il benessere è questo. Diciamo che il benessere è tutto ciò che noi normalmente non facciamo. Dobbiamo creare delle ricettività che non sono soltanto il B&B, ma sono ricettività gestite come ospitalità diffusa, recuperando immobili esistenti, ne parlavo prima col sindaco, ragionando come sistema territoriale. Secondo lei, che è presidente della commissione proprio delle aree interne, è possibile fare turismo in queste aree dell'entroterra salernitano? Sicuramente è possibile. Noi tra l'altro in Regione Campania, grazie all'assessore Casuccio, abbiamo trovato anche disponibilità. Abbiamo creato con la Commissione per la prima volta un'area dedicata proprio alle aree interne, un sito in Campania, che è il sito ufficiale del turismo di Regione Campania. C'erano i più grandi attrattori ovviamente, c'era Pompei, c'era Pessum, la Certosa di Padula, Reggio di Caserta, mancavano le aree interne. Ora è chiaro che la bravura dei piccoli borghi è quella di creare attrazioni turistiche, di comunicarle queste attrazioni per essere appetibili su quel turismo dell'esperienza che oggi molti viaggiatori stanno chiedendo. E io credo che come area interna abbiamo tantissimo, io credo che possiamo offrire realmente attrazioni di grandissimo pregio, sia dal punto di vista naturalistico, vedo dietro di me i bellissimi Alburni, che dal punto di vista enogastronomico. Quindi su questo bisogna impegnarsi, farlo insieme, che tutti i livelli istituzionali possano lavorare a questo, e sicuramente anche con l'aiuto dei tanti operatori che sono affacciati anche per la prima volta su questo settore, possiamo farlo bene. Da poche settimane ha avuto il via ufficialmente l'apertura dell'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi a Ponte Cagnano, un'occasione importante ma soprattutto un'opportunità per le aree interne. In che termini? Ma l'infrastruttura aeroportuale è un'opportunità per tutta la provincia di Salerno e non solo, è un'opportunità perché ci consentirà di avere un'affluenza importantissima, puntiamo a 5 milioni di passeggeri in pochi anni. Questo significa che non solo ovviamente la fascia costiera avrà i suoi benefici, come giusto che sia, località turistiche già note, ma tutte le aree interne della provincia di Salerno. Se avranno la capacità di saper cogliere questa opportunità facendo un'offerta differenziata, valorizzando i loro borghi, magari anche le bellezze gastronomiche, oltre che quelle naturalistiche, e con delle esperienze turistiche specifiche, che può essere senteristica, può essere
non lo so, attività a supporto ovviamente della natura, avranno sicuramente una crescita secondo me che neanche si riesce ancora a dimensionare, quindi una grande valorizzazione dei fantastici borghi che abbiamo, un'offerta turistica differenziata in modo da accogliere le particolarità che qualcuno può essere interessato a vivere e ovviamente con l'aiuto della regione i collegamenti giusti per poter arrivare in questi posti.